Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo appuntamento di Breve in Natura. Oggi siamo particolarmente felici di avere degli ospiti così illustri al Gran Paradiso Film Festival. Cominceremo ad affrontare il tema della natura della Costituzione con il professor Valerio Nida, già presidente della Corte Costituzionale. Poi il tavolo si allargherà a altri ospiti di prestigio, tutti componenti della Commissione per le Riforme. Quindi affronteremo dei temi di grandissima attualità con il presidente Luciano Violante, già presidente della Camera e presidente della Commissione di Relazione della Commissione sulle Riforme, e naturalmente il ministro Gaetano Quagliariello, che nonostante il periodo così turbolento ha confermato la sua presenza qui a Cogne, ci fa particolarmente piacere. Il dibattito che seguirà sarà moderato dal rettore dell'Università di Aosta, Fabrizio Cassella, e avremo anche un intervento del presidente della Regione, Augusto Galandin, perché l'idea è quella di affrontare anche le riforme costituzionali in una chiave di rapporti Stato-Regione, la possibile riforma del titolo quinto, quindi sarà molto interessante sentire anche la voce della Valle d'Aosta in questo contesto. Permettetemi di chiudere solo con una battuta. Quando abbiamo accolto il ministro qui a Cogne, l'abbiamo ringraziato per venire a parlare in un piccolo festival che parla di natura e di animali, e lui ci ha risposto che era molto felice di partecipare a questo festival e che andava benissimo parlare di animali purché non si parlasse di falchi e di colombe. Quindi questo è un impegno che prendiamo, e lasciamo quindi la parola al professore Valerio Nida per questa lezione magistrale sulla natura della Costituzione. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. È stato messo un nome un po' impomposo, lezione magistrale, in realtà quello che posso fare io è una breve conversazione fra amici in un posto così splendido dove la natura c'è, ma non la natura della Costituzione, la natura. E quindi mi sono posto anche il problema se questo titolo fosse adeguato, perché parlare della natura della Costituzione può sembrare quasi una contraddizione, nel senso che la Costituzione è un prodotto della cultura, non della natura. Le Costituzioni in generale, no? Non sono prodotti naturali, non sono qualcosa che appartiene alla natura, appartiene alla cultura e quindi alla storia degli uomini. Infatti, diciamo, se uno dovesse dire qual era la prima caratteristica di una Costituzione, è quella di essere un prodotto storico, un prodotto di una storia. E infatti non si capiscono le Costituzioni, non si possono né commentare né applicare se non si conosce, se non si tiene conto della storia da cui viene, del passato, e poi anche se non si guarda al futuro, lo dirò, questo è un'altra cosa. E tuttavia, nonostante questa apparente contraddizione, parlare di natura della Costituzione, cioè di un prodotto schiettamente culturale, può anche essere appropriato, perché intanto la Costituzione è vero, è prodotto delle culture, è prodotto della storia, ma non della storia effimera, contingente, della cronaca, dei fatti che avvengono sotto i nostri occhi tutti i giorni, né di una storia, come dire, molto locale, molto autarchica, una storia solo nostra, anche solo di un popolo. No, le Costituzioni in generale sono frutti, sì, della storia appunto, ma di una storia, vorrei dire, di una storia profonda, qualcosa che nel tempo si estende molto al di là del nostro stesso arco di vita ed è largamente comune anche a più realtà, a più popoli. Volevo aprire un piccolissimo accenno parentetico a proposito della Costituzione italiana. Tante volte abbiamo sentito dire la nostra Costituzione nel 1948 è figlia di un'epoca particolare, è frutto dell'incontro, del compromesso fra i tre partiti che c'erano, che dominavano l'Assemblea Costituente, che avevano più di tre quarti dei deputati all'Assemblea Costituente, è frutto dell'antifascismo, è figlia della Resistenza. L'abbiamo sentito dire in termini, come dire, laudativi e in termini critici. Ecco, questi tipi di affermazioni non è che non siano vere in assoluto, però esprimono una visione parziale. Ecco, non è vero che la Costituzione, la nostra Costituzione, se fosse stato così, non sarebbe durata fino a oggi, e non durerebbe come invece io penso debba durare e duri ancora nel tempo. Certamente ci sono, come ogni prodotto umano, ogni prodotto culturale, come dire, figlio anche, per esempio nel suo linguaggio, delle
persone che concretamente hanno dato vita a quel testo, che l'hanno discusso, che l'hanno approvato in quell'anno e mezzo di assemblea costituente tra la metà del 1946 e la fine del 1947. Certamente ci sono stati incontri, discussioni, confronti, anche compromessi sul testo, che so, quello che è la grande discussione che si è fatta allora sull'articolo 7 della Costituzione, rapporti Stato-Chiesa, patti lateranensi, non patti lateranensi, o per esempio, che so, quell'altro che tante volte, a cui tante volte ci si riferisce quando si ricorda che l'articolo 1 doveva suonare secondo una certa proposta l'Italia è una Repubblica Democratica di lavoratori, e poi invece dall'altra parte si dice no, perché di lavoratori sembra che sia un'impostazione classista, e allora si giunse a dire fondata sul lavoro, che è una cosa diversa, perché quindi certamente il testo, ripeto, della Costituzione è frutto di tutto questo, ma in realtà la Costituzione italiana ha potuto durare, ha potuto essere davvero la Costituzione del nostro paese durante tutta questa lunga storia, anche questa parte recente della nostra storia, solo perché essa è riuscita a esprimere un terreno comune, degli ideali comuni, e questo terreno comune ha potuto essere trovato solo andando molto al di là delle nostre vicende contingenti, anche della storia immediata del nostro paese, dell'antifascismo, del fascismo e della Costituente, andando alla ricerca di principi di lungo termine, diciamo così, dei principi del costituzionalismo contemporaneo, che aveva già allora più di un secolo e mezzo di vita e aveva avuto una grande, come dire, evoluzione dei contenuti, passando dal 700, 800 e prima metà del Novecento. Quindi diciamo, possiamo sì dire che c'è una natura della Costituzione, il primo aspetto di questa natura è di essere frutto di una storia, ma non della storia contingente, non della storia effimera. Quindi per questo per esempio è sbagliato, poi di questo forse parleremo anche nel nostro dibattito, immaginare i discorsi sulla Costituzione, sul cambiamento, sulle riforme come discorsi legati all'attualità, legati a quello che oggi succede, alle vicende, ai confronti, agli scontri di oggi. No, può essere una Costituzione vitale soltanto se guarda, viene da una lunga storia e guarda a lungo, in alto e molto distante. La seconda ragione per la quale forse si può parlare di natura della Costituzione è che, come dire, la parola stessa della Costituzione, la Costituzione non è una parola neutra, neutrale, Costituzione uguale ossatura fondamentale, impianto di un organismo, e quindi dipende dall'organismo, e l'impianto può essere diversissimo. Quindi uno poteva dire, beh, la legge che esprime le regole di fondo di un sistema giuridico e dipende dal sistema giuridico, quale stato, ci possono essere tante costituzioni, quanti tipi di organismi politici e giuridici ne possiamo immaginare. Ecco, normalmente nella nostra cultura costituzionalistica proprio lo stesso termine di Costituzione, che tra l'altro è un termine antico, perché in antico si chiamavano Costituzione certi tipi di atti normativi emanati dall'autorità, ma nemmeno spesso gli atti normativi supremi, atti normativi. Ma poi questa parola è diventata nella storia del costituzionalismo, è diventata espressione non solo in maniera appunto asettica e neutrale di ciò che esprime l'impianto fondamentale di una struttura statuale, ma è diventata l'espressione di un certo tipo di principi di costituzionali. C'è una dimostrazione palese di questo. Quando nel Novecento sono sorti regimi autoritari, lo sappiamo, in Europa, che hanno non solo contestato, diciamo così, cercato di superare quello che era stato il processo del costituzionalismo nato alla fine del Settecento, i principi dell'89, come si dice, non solo di superarli, ma che hanno programmaticamente e ideologicamente rifiutato quel terreno. Cioè hanno detto, noi riteniamo che la vita di un popolo non debba costruirsi sulla base di quei principi che dell'89, la libertà, i diritti, un certo rapporto con l'autorità, la democrazia, eccetera, ma perché altri devono essere principi vitali,
che so, il principio del capo, quindi l'autorità e non i diritti della persona come primato, l'organismo collettivo e quindi gli interessi del popolo visto come collettività avente una sua propria identità al di sopra degli stessi interessi dei singoli individui. Quando questi regimi sono nati, non si sono dati costituzioni. Non è un caso che la Germania nazista non abbia mai avuto una costituzione. Ce l'aveva prima, quella crollata, la costituzione di Weimar. Non è un caso che la Spagna franchista non avesse una costituzione, un testo che si chiamava Costituzione. L'Italia è vero che aveva una costituzione durante un periodo fascista, perché lo statuto del partito rimase, ma tutti sanno che rimase come una specie di guscio vuoto. Quindi in realtà quei regimi non si sono dati costituzioni. Ma perché? Non perché non avessero anche loro i loro principi, il loro impianto ideale e pratico. Perché dire Costituzione allora voleva dire democrazia, libertà, voleva dire certe cose, voleva dire i principi dell'89. Quindi non fare Costituzione voleva dire appunto attuare in pratica l'opposizione. Qualcuno potrebbe obiettare, ma ci sono stati altri regimi, quelli diciamo nati dalla rivoluzione d'ottobre sovietica, che si sono dati invece costituzioni e che però si sono nella pratica allontanati completamente dai principi dell'89. Però il discorso sarebbe lungo naturalmente, ma io mi limito ad osservare che in realtà quelli erano regimi che ideologicamente dicevano di voler continuare e portare a perfezione quei principi, non li smentivano ideologicamente e programmaticamente, i principi di libertà, diritti della persona, democrazia, eccetera. Poi nella pratica ovviamente i regimi possono anche acquistare, come hanno acquistato, degli atteggiamenti pratici del tutto simili a regimi opposti, ma questa è la ragione per la quale quindi non mi pare sia in debito dire che il termine stesso di Costituzione è legato a certi contenuti, non è un termine neutro, è legato a certi contenuti. Se dovessimo immaginare una futura società che rinneghi davvero, e come poteva sembrare durante la prima metà del Novecento per alcuni, rinneghi totalmente quella storia, quei principi del costituzionalismo, di quello che noi chiamiamo il costituzionalismo, e beh, allora davvero non ci sarebbero più costituzioni. Se si usasse ancora quel termine, avremmo snaturato, per così dire, il significato della Costituzione. Non è una parola neutra, adesso tutti ricordano quella famosa articolo della dichiarazione del 1789 francese dei diritti dell'uomo e del cittadino, che può suonare un po' strana leggendola così, dice l'articolo 16, no? Un popolo che non riconosce i diritti e che non attua la divisione dei poteri non ha costituzione, cioè non esiste costituzione, dice così, cosa vuol dire? Vuol dire appunto questo, che si dava al termine costituzione un preciso significato contenutistico. Ma allora di che cosa è fatta la Costituzione? Questo è il problema di natura, di che cosa è fatta? Che cosa rappresenta il proprium? Ho detto questa storia, ma questa storia, la storia del costituzionalismo, cioè di un certo percorso fatto dall'umanità ragionando sul modo di organizzare la comunità. E di che cosa è fatta? È fatta di certi principi. E direi la prima cosa, uno può dire, ma i principi, che lo so, i principi cambiano nella storia, ognuno ha i suoi, e poi si va avanti e si va indietro. Ecco, c'è una visione storicistica che io tendo a ritenere più quasi di scetticismo storico se non di cinismo, per cui ogni momento e ogni popolo, ogni fase della storia ha i suoi principi e questi possono cambiare, e non è detto che si vada sempre avanti. Ecco, io personalmente rifiuto questa visione, perché secondo me se guardiamo alla lunga, non nel breve termine, ma alla lunga, è vero che nel breve termine ci sono anche gli arretramenti, si va avanti, si va indietro, certe volte le cose cambiano, noi poi vecchi diciamo che era meglio ai nostri tempi, era meglio quando eravamo più giovani, eccetera, eccetera, però alla lunga c'è un progresso dell'umanità su queste cose, su cose dell'organizzazione, c'è o no c'è? C'è. Insomma, possiamo ricordarci che nel 1776 gli americani hanno scritto la prima costituzione scritta, no, del mondo, nella dichiarazione di indipendenza, che è il preambolo ideale della loro costituzione, hanno scritto
noi riteniamo che ci siano delle verità di per sé evidenti, e la prima è che tutti gli uomini sono creati uguali. Poi uno dice, ma scusate, americani, l'hanno scritto gli americani, e in quel paese, in quegli Stati Uniti d'America, la schiavitù è durata, in alcuni degli stati, fino a 1865, quindi 100 anni. Ebbene sì, lo sappiamo che la storia è fatta anche di contraddizioni, è fatta anche di contraddizioni. E questo però non toglie che esiste un cammino lungo della storia, quindi anche un progresso. Io ci credo al progresso, è una parola che oggi si usa poco, no? Ma nella nostra Costituzione c'è, quando si dice nell'articolo 4 che non solo tutti hanno diritto al lavoro, cioè, ma poi si aggiunge che tutti hanno il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale del paese. È un'espressione importante questa, perché manifesta primo dei principi della Costituzione. Si pensa che l'umanità, sia pure faticando, sia pure sbagliando, sia pure inciampando, sia pure contraddicendo, ma va avanti sul terreno dei modi di organizzare la convivenza. Quindi che c'è, che ci può essere un progresso. In questo senso i principi costituiscono, l'essenza, in qualche modo, la natura della Costituzione. Se ci diamo una Costituzione è perché abbiamo fiducia che ci siano dei principi rispetto ai quali possiamo continuare a camminare in avanti, e naturalmente principi quindi destinati a durare, a svilupparsi, non a cambiare a seconda del vento contingente, perché è vero, la realtà cambia, le cose cambiano, come la realtà effettiva di ogni paese, di ogni stato cambia radicalmente. Se uno pensa come erano le cose anche in Italia o 60 anni fa, 70 anni fa, e confronta con oggi, quante cose sono cambiate, però i principi restano, e la Costituzione resta finché la fiducia in quei principi resta. Quindi ecco anche un dato di stabilità. Tante volte si dice, beh, la nostra Costituzione è vecchia, c'è 80 anni, 70 anni. Le Costituzioni sono nate per durare, sono nate per essere stabili, non per esprimere cose contingenti, appunto. E naturalmente, appunto, perché è fatta di principi, non di regolette, questi principi possono poi, aprono a sviluppi, anche a diverse modalità di attuazione, alla evoluzione. Perché possiamo fermare la storia? Facciamo una fotografia con la Costituzione e là si ferma. No, non si ferma ormai la storia. Però i principi restano. Allora l'evoluzione non è contraddittoria col fatto che ci sono dei principi stabili. Quello che la Costituzione cerca di ottenere è che i cambiamenti siano, per così dire, incanalati, avvengano in certe direzioni, con certi traguardi, in vista non di situazioni particolari o di interessi particolari, ma in vista sempre della migliore attuazione di quei principi. E poi ancora, proprio perché si tratta di principi, è inevitabile che ci sia una distanza tra i principi e la loro concreta realizzazione. Quando si dice, ma la Costituzione è un pezzo di carta, guardate la realtà, la Costituzione dice tutti uguali e quante disuguaglianze, la Costituzione dice tutti liberi e guardate quanti casi di diritti violati, eccetera. La Costituzione dice democrazia e quanto poca democrazia sostanziale. Beh, in un certo senso è vero, bisogna essere realisti, guardare quel che avviene, ma non si può ragionare dicendo la Costituzione è fasulla, è di carta, perché la realtà non è integralmente conforme a quello che la Costituzione dice o vuole. Si è detto in passato che le Costituzioni hanno un duplice volto: da un lato sono un bilancio di conquiste fatte, quando si arriva, di solito le Costituzioni arrivano dopo rivoluzioni, dopo guerre, e fanno il bilancio nel senso che consolidano le conquiste, però sono anche programmi, cioè la Costituzione è programmatica, perché contiene indicazioni per un futuro. Quindi ecco, se da un lato la Costituzione si collega al passato, la sua natura è storica, è radicata nella storia, dall'altro è un'apertura al futuro. Una Costituzione non è mai una fotografia immobile destinata a fermarsi là, è un'apertura al futuro. Quindi i programmi della Costituzione hanno senso in questo senso, non nel senso che indicano una realtà già pienamente realizzata. Quando mai il programma dell'articolo 3 della Costituzione, il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto lo sviluppo della persona umana, limitano la libertà e l'eguaglianza, quando mai questo programma, possiamo dire,
è oggi pienamente realizzato? No, allora, ma questo notare la distanza fra il programma e la sua attuazione non deve portarci a dire allora il programma è fasullo, allora il programma non ha senso, stiamo immersi tutti nella nostra realtà, deve portarci semplicemente a riconoscere che quei programmi sono programmi in qualche modo permanenti, che indicano dei traguardi, che c'è un cammino fatto e uno da fare, conquiste e le future conquiste. Quindi una costruzione è programmatica, non può non essere programmatica, anche se ormai è completamente attuata. L'attuazione è un processo storico, appunto. Quindi, una piccola parentesi, tante volte si sente dire ma la Costituzione è quella scritta, cioè, ma poi c'è la Costituzione materiale, si dice. Si riprende l'espressione di un grande giurista che ha enunciato questa nozione di Costituzione materiale, ma intendendo dire che ogni Costituzione ha dietro delle forze, ha dietro una società che lavora, che se ci fosse solo un testo costituzionale, una legge scritta, ma non ci fosse dietro, non ci fossero dietro forze che la sorreggono, non ci sarebbe. Questo è il senso in cui Costantino Mortati, questo grande giurista che enunciò per primo la nozione di costituzione materiale, lo usava. E oggi tante volte la sentiamo un po' volgarizzata, diciamo. La costituzione c'è, ma poi c'è la costituzione materiale. La costituzione materiale, per esempio, si dice, ma questa cosa non è conforme alla costituzione. Beh, ma è conforme alla costituzione materiale. Che vuol dire? La costituzione è una sola, c'è la costituzione. Poi possiamo dire una costituzione non pienamente attuata, non pienamente di cui non siamo, della cui attuazione non siamo pienamente soddisfatti. Benissimo, questo non è una costituzione materiale diversa dalla costituzione formale, è semplicemente l'indicazione di questo fatto che contenendo la costituzione delle, come dire, le costituzioni si scrivono quando un popolo crede a dei principi e ci crede talmente da volerli fissare come i propri principi fondanti. Se ricadessimo in uno scetticismo radicale, non ci possono essere principi, allora non faremo più costituzioni, faremo altre cose. Faremo delle leggi, delle leggine, dei provvedimenti amministrativi, ma non faremo più delle costituzioni. Se abbiamo fatto, facciamo delle costituzioni perché abbiamo creduto, crediamo e continuiamo a credere in certi principi. E forse c'è anche un'altra, ci sono anche altri elementi che dimostrano questo fatto. Si dice, ma i principi, ognuno ha i suoi principi. C'è il pluralismo, non tutti credono agli stessi principi. Allora, se la società è pluralista, come si fa a mettere nella posizione solo certi principi? Perché certi principi stanno nella posizione e i principi magari di qualcun altro non ci stanno? E questo è un bel problema, in effetti. Se uno partisse dall'idea che la democrazia è soltanto far emergere quello che emerge, mettiamo dalla maggioranza in un certo momento storico, che la democrazia è solo procedura, ci si mette d'accordo su come decidere, ma dopo che cosa si decida è del tutto indifferente, dipende dalla maggioranza. Se 51 su 100 dicono è la decisione, e non importa che cosa sia, perché non può essere fissata in nessun modo, non ci sono dei limiti di contenuto. Ecco, se si credesse che la democrazia fosse un fatto solo procedurale, in effetti sarebbe difficile contestare questa visione, ma la democrazia in realtà, anche una volta come prodotto storico, questo ideale democratico, non ha un contenuto solo procedurale. Democrazia non vuol dire soltanto mettiamoci d'accordo sulle procedure per arrivare a decidere, vuol dire anche crediamo che ci siano dei principi comuni, delle cose, delle basi comuni da cui partire, sul cui fondamento puoi costruire via via il percorso con dei procedimenti di tipo democratico. E ci sono due cose che dimostrano chiaramente che è così, la democrazia costituzionale, se vogliamo usare questo aggettivo. Il primo è che le costituzioni, molte, quasi tutte le costituzioni, contengono anche dei principi che dichiarano non modificabili, che è pretesa. Uno scrive una legge e dice questa legge però non potrà essere modificata. La questione è, i principi supremi immodificabili, la nostra Costituzione lo dice nell'articolo 139, no? La forma repubblicana dello Stato, che vuol dire molte altre cose, però anche qui non stiamo ad approfondire, ma altre costituzioni, i tedeschi poi sono sempre fino in fondo, hanno scritto quella che loro chiamano una clausola di eternità, cioè la dignità, il principio della dignità umana non è modificabile. E da noi si è arrivata alla stessa conclusione, i principi di fondo, i diritti della persona, non sono modificabili, nessun processo costituente, di revisione costituzionale potrebbe
potrebbe incidere su quelli. Se dovessimo abbandonare quei principi, vabbè, buttiamo a mare la Costituzione, facciamo un'altra cosa, cambiamo il nome, cambiamo il significato della Costituzione. Se invece crediamo nella continuità di quei principi, ecco che allora anche queste clausole di eternità si giustificano. E può essere naturalmente difficile. Ecco, un altro secondo elemento è che se è così, allora le costituzioni che sono stabili, che tendono a esprimere in forma, non dico definitiva, ma per alcuni aspetti sì definitiva, anche l'essenza di una convivenza, e si pone il problema di come garantire questo nucleo essenziale, se volete questi aspetti permanenti delle cose, come garantirli. E ecco perché le costituzioni dell'epoca nostra, quella più recente della seconda metà del Novecento, sono tutte ispirate all'idea che ci vuole anche una garanzia della Costituzione. Nell'Ottocento, nel Settecento, quando le Costituzioni nascevano, erano in realtà delle dichiarazioni politiche, cioè il re concedeva la Costituzione, oppure la rispondeva alla rivoluzione e si scriveva una Costituzione e diceva: questi sono i principi a cui vogliamo, ma chi è che garantiva che poi questi principi potessero essere rispettati? C'era nessuno, cioè, o i partiti, le forze politiche, i protagonisti politici ci stava, e allora sì, se no, durante la Costituzione italiana del 1848, lo Statuto Albertino è stato completamente svuotato. Ecco, invece nella seconda metà del Novecento, nella nostra fase del costituzionalismo, si è capito e si è realizzato anche questo, che se c'è questo dato di stabilità, di continuità della Costituzione, occorre anche garantirla di fronte non ai mutamenti, quelli della lunga storia, quelli contingenti, perché talvolta, come si sa, nella storia degli individui e nella storia dei popoli, magari guardando da vicino, si dice: ma questo principio ci dà fastidio oggi, andiamo oltre, cambiamo, oppure questa cosa non l'attuiamo. E questa visione più contingente rischia di snaturare la Costituzione. Invece ecco che ci vuole la garanzia. La garanzia poi data dai procedimenti della giustizia costituzionale, come diciamo adesso noi. I giuristi sanno cosa questo vuol dire, che ci sono anche, che c'è un giudice, per esempio, che giudica se la Costituzione è violata o non è violata. 50 anni fa, 70 anni fa, quando si è fatta la Costituzione, alcuni dicevano: ma com'è possibile? Un giudice, chi gli dà questo giudice l'autorità di dire lui? Ma come, c'è la sovranità del popolo, il popolo legge il Parlamento, dopodiché basta, è l'ultima parola. E no, invece oggi, guardate, il fenomeno, quando nel 1940. 45-50 ce n'erano due di costituzioni in Europa che prevedevano la giustizia costituzionale, la tedesca e l'italiana. Oggi in tutta Europa praticamente si prevedono meccanismi di garanzia giurisdizionale, vuol dire che c'è qualcuno che è espressamente non di incaricato di far prevalere la sua idea su quella degli altri, ma di mantenere, di garantire la continuità di quel contenuto costituzionale rispetto a deviazioni contingenti, siano esse pure dovute magari a leggi approvate dal Parlamento. Concludo, perché non voglio portarvi via troppo tempo, soprattutto portare via il tempo a quello che seguirà, che sarà la parte interessante della serata, cioè il dibattito con il ministro Quagliariello, con il presidente Violante e con il presidente Giorgio Rolandin sulle riforme. Voglio dire due altre cose. Il primo, che la Costituzione, proprio perché così, non può che esprimere un senso di unità di un popolo, non può mai essere una costruzione di una parte, di un pezzo di popolo contro altri pezzi di popolo. Sì, storicamente accade che quando si fa una costruzione c'è qualcuno che è contro, ma poi se la costruzione dura, appunto, riassorbe. Quindi la costruzione è sempre, per sua natura, costruzione di tutti, un patrimonio comune. Ed ecco l'importanza delle funzioni di unità che ci sono anche nel sistema costituzionale, magari di questo parleremo. Parleremo proprio nel dibattito. Ed è ancora, se la Costituzione è di tutti, non è corretto strumentalizzare la Costituzione per raggiungere fini di parte contingenti, non è corretto neanche appropriarsi della Costituzione. Diciamo, siamo noi i veri interpreti della Costituzione e gli altri sono degli anticostituzionali. È un atteggiamento pericoloso, molto pericoloso, solo perché è un po' moralistico, ma anche perché appunto rischia di fare della Costituzione non più quello che è, cioè un patrimonio comune,
di tutti. Quindi la Costituzione conosce, come no, anzi in certo senso fonda e regola il conflitto politico. E i conflitti possono essere anche aspri, possono essere lunghi, ma non può mai, non possiamo mai negare che ci siano sotto una unità, cioè il conflitto è il grande conflitto per l'esercizio del potere, ma per il potere per che cosa si esercita? Perché chi lo conquista possa stare meglio lui a danno di qualcun altro? Beh, questa sarebbe una concezione di potere, vuol dire, profondamente sbagliata. Il potere si conquista anche, si lotta per conquistarlo, come no? Per esercitarlo, ma perché ciascuno, ciascuna parte, ciascun gruppo vuole fare l'interesse comune, cioè, questa idea di bene comune o di interesse comune non può non esistere. Poi si può litigare a morte sul fatto che in questo momento la tale misura sia più giusta, più corretta rispetto all'interesse comune, rispetto ad altre misure, ma non si può negare che questo sia l'unico fondamento di esercizio del potere politico. E l'ultima cosa è che proprio perché la Costituzione è queste cose, ha questa natura, essa si identifica spesso un popolo, perché noi siamo abituati a pensare che le Costituzioni sono le Costituzioni nazionali, c'è la Costituzione italiana, c'è quella francese, c'è quella tedesca, c'è quella spagnola, poi noi italiani siamo portati anche molto a copiare, a guardare fuori, a dire ma è meglio questo, meglio quell'altro, e parlare di identità costituzionale quasi come una forza di identità nazionale. È vero che ci sono le specificità, ogni Costituzione parla la storia, anche la storia speciale, specifica del singolo popolo, ma in realtà se è vero quello che ho detto sulla natura della Costituzione, la Costituzione va oltre le identità nazionali, va molto oltre. Il costituzionalismo è nato sovranazionale, è nato anzi universale, perché detto, gli uomini, tutti gli uomini sono uguali, tutti gli esseri umani, naturalmente, uomini e donne, sono uguali, no? Non si è detto tutti i cittadini americani, tutti i cittadini francesi, tutti i cittadini italiani. E da questo punto di vista si deve dire che la seconda metà del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale, i processi storici nati alla fine della Seconda Guerra Mondiale e sperabilmente gli sviluppi ulteriori e successivi rendono sempre più evidente che il costituzionalismo non è un prodotto nazionale, autarchico, ma che può vivere soltanto in una cornice tendenzialmente universale. Poi qualcuno dice, ma no, le differenze tra i popoli sono troppo grandi, tra le religioni, non è possibile. Se fosse così, l'umanità sarebbe sicuramente destinata all'estinzione, perché nascerebbe il conflitto, che ha parlato di un conflitto inevitabile, diciamo così. In realtà invece il costituzionalismo afferma ancora una volta questa visione ottimistica, pervicacemente ottimistica. Esiste qualcosa che ci accomuna al di là dei nostri confini, che ci accomuna a tutta l'umanità. Ed ecco perché in fondo noi oggi lo vediamo, lo diciamo, vediamo anche le conseguenze pratiche. Sempre più le costituzioni nazionali e la nostra Costituzione sempre più si integrano in un quadro più ampio. È simbolico, il 1948 è l'anno in cui è entrata in vigore il 1 gennaio della Costituzione italiana, ma è anche l'anno in cui alla fine, 10 dicembre, è stata approvata quella dichiarazione universale dei diritti dell'ONU, dell'Assemblea dell'ONU, che contiene null'altro che l'enunciazione in termini sovranazionali e universali degli stessi principi che le Costituzioni nazionali fino allora avevano portato avanti, nella convinzione, come disse il presidente Roosevelt, un grande politico nel 1941, che soltanto se in tutto il mondo, dovunque nel mondo, mondo più avanzato, meno avanzato, mondi che appartengono a culture, a storie, a religioni diverse, si afferma la presenza, diciamo così, dei principi relativi ai diritti dell'uomo, soltanto allora l'umanità potrà evitare il destino del tragico, diciamo così, della guerra. Ecco, e quando quindi la nostra Costituzione, all'articolo 11, parla della sovranazionalità, non solo dice ripudia la guerra, la pace, eccetera, ma proprio esplicitamente dice il nostro Stato guarda al di fuori dei propri confini, guarda a principi sovranazionali, apre veramente una finestra. Fu Fiero Calamandrei, un grande costituente, a dire l'articolo 11, quando lo leggo, lo disse
commentò commentando la Costituzione, è come una finestra dalla quale, quando il tempo non è troppo nuvoloso, possiamo intravedere qualcosa che assomiglia agli Stati Uniti d'Europa o del mondo. Così scrisse Piero Calamandrei nel 1950, e esprimeva benissimo questo senso. La nostra Costituzione, da questo punto di vista, è una Costituzione che guardava avanti, ha guardato avanti e io spero continuerà a guardare avanti. Grazie. Allora, io avendone parlato ovviamente con voi, pensavo di organizzare la nostra oretta con due giri di tavolo degli ospiti. Il primo più squisitamente incentrato sul tema della riforma delle autonomie regionali e in particolar modo poi la ricaduta con riferimento alle autonomie speciali oggi garantite dalla Costituzione, e un secondo giro di tavolo invece come dire, un po' più a ruota libera sul tema della fattibilità delle riforme, quelle che appunto il ministro Quagliariello è chiamato a facilitare, diciamo così, a progettare, a facilitare, a introdurre alla discussione parlamentare, e i componenti della commissione, tra cui appunto il presidente Violante e il professor Romida, stanno lavorando, hanno alacremente lavorato nei due mesi precedenti la pausa estiva. Allora, sul tema delle riforme, faccio una brevissima introduzione giusto per allinearci sugli argomenti. Allora, la Commissione per le riforme costituzionali affronta quattro ambiti tematici. Noi oggi parleremo di due di questi. I quattro ambiti tematici sono la legge elettorale, la forma di governo e poi, i due di cui parleremo, la riforma delle autonomie e il bicameralismo. Bicameralismo che sta, quindi, il ruolo di Camera e Senato nel Parlamento, che è un tema assolutamente sensibile, a cavallo tra la forma di governo, quindi i rapporti Parlamento-Esecutivo, ma anche e soprattutto direi i rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie regionali. Oggi, come sapete, il nostro è un bicameralismo perfetto e paritario, le Camere sono composte allo stesso modo, cioè eleggiamo suffragio diretto noi cittadini i senatori e i deputati, e il senatore e i deputati lavorano nelle due Camere facendo sostanzialmente lo stesso lavoro, cioè discutono e dibattono a pari dignità di ruolo organizzativo i testi di legge, e quindi abbiamo quei vantaggi in termini di approfondimento della discussione, ma anche quegli svantaggi dovuti ai tempi della navetta, no? Del passaggio del testo da una Camera all'altra, e anche a volte al snaturamento dell'originario testo disegno di legge. Allora, con riferimento al bicameralismo, la Commissione per le riforme ha preso in esame e ha confrontato i temi principali, che sono: uno, la seconda Camera, quindi diciamo il Senato, che composizione deve avere per essere più aderente, più rappresentativa delle autonomie regionali, cioè da chi deve essere eletta? Dai cittadini direttamente, oppure dai rappresentanti, dagli organi rappresentativi delle realtà regionali, i consigli regionali, le elezioni indirette. E poi ancora, questa seconda Camera ha le stesse funzioni della prima, cioè si occupa delle stesse materie, quindi nell'esercizio della potestà legislativa, ma non solo. Nei rapporti col governo, quindi la funzione politica è identica, quindi la seconda Camera è chiamata a votare la fiducia all'esecutivo e a sostenere l'esecutivo nel suo programma di governo, oppure invece questa è una funzione esclusiva della Camera dei Deputati. Sul tema delle autonomie, il tema delle autonomie prima di tutto è quale grado di differenziazione e soprattutto che rapporto tra Stato e Regione. Allora, sul grado di differenziazione, il grado di differenziazione oggi, come dire, è bipolarizzato. Abbiamo una categoria, chiamiamola uniforme, le regioni autonomie ordinarie, e dall'altra parte le cinque regioni ad autonomia speciale. Ma c'è anche una norma della Costituzione che prevede un potenziale di differenziazione tra le regioni ad autonomia ordinaria.
poco utilizzato. Allora, nell'ambito della Commissione per le riforme, uno dei temi affrontati è proprio quanto questa differenziazione può essere utilizzata per creare sostanzialmente una maggior aderenza del governo locale rispetto alle esigenze del territorio e dei cittadini locali. E poi qual è invece il livello di coordinamento? È un coordinamento di cui si fa molto critica allo Stato di forse di non averlo sufficientemente esercitato, è, ripeto, un coordinamento che sta nella potestà statale, o invece è un coordinamento, come dire, spontaneo, no? Di fatto. E poi ancora, quali rapporti tra la finanza locale e la finanza statale, quale solidarietà della finanza locale rispetto alle scelte di finanza pubblica statale. E poi, come dire, tutti gli aspetti più squisitamente tecnici legati all'attuazione del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. Allora, io ho voluto fornire questo quadro giusto per avere alcune informazioni comuni, poi entreranno ovviamente nel dettaglio i nostri ospiti, ma prima chiedo il consenso dei nostri ospiti a lanciare una provocazione al Presidente della Regione, che è qui e che appunto rappresenta l'autonomia speciale. E tranquillo, mi spiego. Un elemento che mi sembra emergere dai verbali dei vostri lavori e che è abbastanza unanime, direi, la condivisione della conservazione, del mantenimento della specialità, quindi della garanzia che, tra le altre cose, la Valle d'Aosta, di cui la Valle d'Aosta beneficia sia in termini appunto di potestà statutaria che più poi nel dettaglio organizzativa e finanziaria. Ci sono però ovviamente delle indicazioni di aggiustamento. L'aggiustamento rispetto alla solidarietà chiesta anche nei confronti, anche alle autonomie speciali, nei confronti appunto delle scelte di finanza pubblica statale, e poi anche, come dire, uno studio di un potere perequativo da parte dello Stato che riguarda tutte le regioni, ma anche quelle all'autonomia speciale. Allora, la richiesta al Presidente. Questi lavori della Commissione la lasciano sufficientemente tranquillo per il futuro dell'autonomia regionale, oppure un po' la preoccupano, e se sì, in che termini? Grazie, buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto i nostri ospiti, le personalità che hanno voluto oggi essere qui presenti, il Ministro credo che abbia sicuramente fatto un sacrificio per mantenere l'impegno preso al suo tempo, e di questo lo ringraziamo particolarmente, come ringraziamo il professor Onida e il presidente Violante. Rispetto a questa domanda fatta in questo momento, io credo che se la domanda è collegabile con chi è oggi qui presente, direi che mi sento tranquillo. Vorrei solo che loro rappresentassero una delega a votare per tutti. Perché se fosse così mi sentirei tranquillo. A parte questo, credo che il dibattito e già l'illustrazione che è stata fatta della Costituzione e il richiamo ai principi ci pone in una situazione come regione a statuto speciale un po' particolare. Noi abbiamo vissuto in questi ultimi anni con un dibattito aperto su quella che era l'utilità o meno addirittura della presenza delle regioni a statuto speciale. Poi tutto quello che è stato delle varie vicende sicuramente non hanno contribuito a rafforzare quello che è il sistema regionale nel suo complesso. Però credo che questo debba, per un momento, e sono sicuro che questo non ha influito su quella che è l'attività della Commissione per quanto riguarda le proposte per le riforme, in particolare sui due settori che il Rettore ha richiamato, cioè quello del bicameralismo perfetto da modificare, e credo che chiunque abbia seguito o fatto parte del consesso si è reso conto dell'inutilità di questo via vai, soprattutto senza regole. Quindi su questo credo che anche per le regioni ci sia un vantaggio nella modifica di questo, nel senso che credo
sia quello poi della Commissione di non mantenere questo sistema, ma bensì di privilegiare delle competenze tra le due Camere. Ma quello che a noi interessa molto è capire il ruolo costituzionalmente garantito delle regioni, cioè il 117, a parte la modifica che ci dovrà essere del 114, ma nel 117 il ruolo delle regioni tutte, ma in particolare di quelle speciali, spiegando che sicuramente le modifiche legate al Senato delle regioni va nella logica e nell'ottica di privilegiare questo tipo di rapporto, per cui in effetti le due Camere, se c'è il Senato delle regioni, al di là di chi la rappresenta, del come, che è un dibattito aperto, credo che sia essenziale per dare la possibilità di avere una voce all'interno di quella che è il dibattito parlamentare, questo credo che sia essenziale. Come sia importante far chiarezza laddove è possibile sul 117 sulle competenze, perché il problema vero è legato a questa sovrapposizione, soprattutto per le materie concorrenti, ma anche per quelle, e siamo nella logica di questo luogo, della natura e quindi dell'ambiente. Se noi guardiamo le competenze sull'ambiente, noi vediamo quanta confusione ci sia nella logica di stabilire con chiarezza competenze statali e competenze regionali. Come può essere interpretato il termine valorizzazione rispetto a difesa e come e in che termini queste due realtà vanno a inserirsi. Dico di un ambiente particolarmente difficile e delicato, perché se noi guardiamo la nostra regione con un ambiente completamente montano, noi abbiamo sicuramente un'esigenza particolare di vedere in che termini riusciamo a far capire questo tipo di logica nei confronti di quello che è un sistema che guarda i rapporti essenzialmente numerici. Cioè noi con 120.000, 130.000 abitanti, quando ci presentiamo con le statistiche alla mano, riferito al numero di abitanti, siamo sempre perdenti. Se si guarda quello che è il contesto in cui la politica si esercita da un punto di vista amministrativo, si capisce che invece c'è un'esigenza importante, chi è qui accoglie come in tutte le altre valli, capisce perché alcune situazioni hanno e danno spiegazione degli interventi economico-finanziari, che è il punto delicato oggi, perché noi abbiamo seguito, e nella riforma sicuramente se ne parlerà, del sistema federalista, del sistema di riparto, della contribuzione delle speciali a quello che è il sistema. Ora tutto questo ha un senso se però viene non solo monitorato, ma deve essere riconosciuto qual è il ruolo che è costituzionalmente garantito delle regioni come apporto a un sistema che però deve riconoscere costi standard, le modalità con cui si esercita la politica sociale, ambientale, sanitaria in Valle d'Aosta piuttosto che in Lombardia, piuttosto che in Sicilia. Cioè questi paragoni devono essere fatti, devono poter essere fatti. Quindi noi come regioni ci aspettiamo che queste modifiche che sono state ricordate, che vanno nella logica da noi auspicata, possano garantire ancora meglio il ruolo delle regioni e soprattutto valorizzarlo, ma non nel senso di sprechi, valorizzarlo nel senso di contribuire a una serie di soluzioni problematiche che altrimenti, se guardiamo solo a quello che è l'attività vista da Roma, sicuramente non ne usciremo. Quindi noi speriamo molto nei risultati di questa commissione. Grazie. Grazie Presidente, non l'abbiamo concordato prima, però faccio dire un ulteriore appello pro Valle d'Aosta. Nelle parole del Presidente credo di poter dire che c'è anche una sottolineatura del fatto che il territorio, questo territorio con tutte le sue difficoltà, è un patrimonio nazionale e quindi come tale la specialità non è solo la garanzia di una popolazione, di una storia, ma è anche, come dire, la preservazione, la manutenzione, la valorizzazione di un bene, un asset, si direbbe aziendalmente, assai importante dell'intera nazione italiana. Infatti non volevamo, ecco, concordare su questo. Allora, il Ministro, io le chiederei questo.
non voglio fare recitare la parte del cattivo, però il tema mi sembra sulle speciali è proprio che è emerso dalla commissione l'esigenza appunto della perequazione, no? Quindi il ruolo perequativo dello Stato e appunto l'approccio, diciamo così, solidaristico che riguarda più in generale le regioni, ma comunque sicuramente le regioni speciali. Su questo, come dire, ci dà qualche rassicurazione? Innanzitutto vorrei ringraziare la Fondazione per questo invito e per anche il modo nel quale questo dibattito è stato posto. Ecco, ora, al di là appunto degli animali che in qualche modo interessano le mie giornate, voglio dire, questa è veramente una parentesi rispetto a come si dibatte anche su questi temi. E il mio auspicio è che questo approccio possa diventare l'approccio che tutta quanta la politica ha rispetto al tema della riforma della Costituzione. Se io riuscissi a fare qualcosina in questo senso, già riterrei di aver avuto un successo. Perché? Perché appunto io riprendo alcuni elementi della relazione del professor Onida. La Costituzione è un prodotto storico, non deve rispondere alle contingenze, non deve rispondere alla cronaca, deve iscrivere nel lungo periodo dei principi e deve poi occuparsi di adeguarli ad una realtà o di avere meccanismi che consentano di adeguarli alla realtà che cambia. L'ho presa un po' lontano, ma arrivo. Vediamo questo che cosa vuol dire nel caso italiano. Vuol dire innanzitutto una cosa. La nostra Costituzione è stata nobilissimo compromesso, fatto in un momento molto difficile, nel quale il nostro paese usciva da una guerra disastrosa, nel quale il nostro paese aveva un problema di sopravvivenza e nel quale poi il nostro paese stava entrando in un'altra fase della storia del mondo che è alle nostre spalle, quello della guerra fredda. In quelle contingenze si scrisse questa Costituzione con alcuni principi evidentemente che non possono essere modificati e con alcune soluzioni che rispondevano anche a esigenze storiche contingenti, cosa riconosciuta dagli stessi padri costituenti. Oggi, di fronte a quel prodotto storico, come ci si deve porre? Ecco, io credo la prima cosa, che noi abbiamo l'esigenza di rivedere, di fare una manutenzione alle nostre istituzioni, senza che questo voglia dire mettere in discussione i principi di fondo. Lo dobbiamo fare perché delle istituzioni che funzionano bene sono qualcosa che un paese può anche non consentirsi in un momento ordinario o in un momento di espansione. Nel momento in cui entriamo in periodi di crisi, e questa crisi non è una crisi come tutte le altre, questa è la più grande crisi economica che l'evo contemporaneo ci ha consegnato, più grande anche di quella del 1929. Dura ormai il tempo di una guerra mondiale novecentesca e dopo questa crisi le cose non saranno come prima, non saranno come prima le nozioni di cultura comune, quella che viene chiamata appunto subcultura, non saranno come prima i compiti dello Stato, non sarà come prima appunto la nozione di benessere e così via. Quindi siamo in una situazione nella quale chi pensa di poter fare il bene comune semplicemente ritenendo di vincere una elezione senza guardare cosa c'è sotto quella vittoria rischia di trovarsi con un pugno di mosche in mano. Ormai questa è una cosa che dura da un po' di anni. Vince il centrodestra, vince il centrosinistra, ma di fatto i problemi di fondo non si riescono a risolvere. E questo approccio, quindi guardare diciamo alla lunga durata,
vale anche per i temi che lei mi ha suscitato. Perché oltre, diciamo, alla vittoria facile, oltre al fatto di pensare di poter scaricare tutti i problemi del nostro ordinamento sulla sola modifica della legge elettorale, che è un altro sport, si è proceduto in questo paese un po' per mode. C'è stato un periodo in cui le regioni andavano assolutamente di moda e in Italia eravamo diventati tutti quanti federalisti, senza nemmeno comprendere bene che cosa questo significasse. Poi c'è stato un momento nel quale si riteneva che, come una bacchetta magica, abolendo le province, avremmo risolto tutti quanti i problemi. Ora sembra che ci sia quasi un'ondata di ritorno e sulle regioni si abbatte, diciamo, un interdetto eccessivo, senza mai trovare un punto di gravitazione in qualche modo permanente. Ecco, io penso che invece è esattamente questo che dovremmo cercare, uscendo da una situazione che si potrebbe chiamare di policentrismo anarchico, nel quale ci sono molti poteri che hanno competenze che spesso si sovrappongono e nessuno sa che cosa deve fare, il cittadino non sa quali sono i compiti che aspettano a un determinato potere e quindi non sa nemmeno con chi prendersela se le cose vanno male. Faccio un esempio tratto dall'attualità di qualche tempo fa. A Napoli un giorno non passarono più gli autobus perché era finito il gasolio e quindi la mamma che aveva il bambino che doveva accompagnare a scuola rimase alla fermata dell'autobus in attesa vana. Quando si comprese questo, i cittadini andarono a protestare di fronte all'azienda municipale dei mezzi di trasporto. E lì uscì un signore delle pubbliche relazioni che disse: ma perché ce l'avete con noi? Il problema è del comune, che non ci ha passato i soldi. E allora questa massa di persone si spostarono sotto il municipio, chiamando De Magistris, il quale scese giù e disse: ma guardate che il problema è della regione, non è mio, perché il trasferimento per questa cosa il comune non l'ha avuto e quindi non l'ha potuto dare all'azienda autonoma. Si spostarono alla regione e il presidente della regione disse: ma no, guarda, il problema è dello Stato centrale, se non ci dai i soldi lo Stato centrale noi non possiamo. Ecco, il cittadino che aspettava l'autobus non sapeva con chi prendersela. Ecco, questo è un piccolo esempio. Allora, di fronte a questa situazione, che cosa secondo me è importante fare? Uno, uscire dalle inutili dispute. Diciamo con chiarezza, questo paese ha tradizioni soprattutto di tipo comunale. L'Italia si è fatta intorno ai campanili. Due, questo non significa che si possa mettere tra parentesi quanto a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo e soprattutto ultimamente si è sviluppato intorno al regionalismo. Municipalismo e regionalismo, se ben ordinati, possono convivere senza che si apra una guerra di religione tra queste due dimensioni, che sono due dimensioni culturali e sono anche due dimensioni istituzionali. Seconda cosa, 5 livelli di governo, così come attualmente proposti dalla nostra Costituzione, sono troppi. Attualmente ci sono, oltre lo Stato, i comuni, le province, le regioni e le città metropolitane. È necessario semplificare. I livelli essenziali possono essere, per appunto, comuni, regioni e Stato. È necessario un ente di gestione della cosiddetta area vasta? Certamente in alcune situazioni sì, e possiamo dire in generale sì, anche se qui appunto bisogna differenziare le situazioni, perché una realtà come la provincia di Milano, fatta di tanti piccoli comuni, è una realtà completamente diversa da quella per esempio del Nord Barese, dove esistono
comuni che hanno almeno 60-70 mila abitanti. Ma comunque, nel caso in cui questi enti vi devono essere, beh, innanzitutto non si possono sovrapporre e poi devono avere delle competenze molto specifiche e devono prescindere possibilmente da una investitura diretta. Le città metropolitane sono di fatto, nello spirito originario, non dei doppioni delle province, come erano diventati nell'ultima formulazione, ma sono quei comuni dell'Interland che insistono intorno a un capoluogo, con due funzioni essenziali, quella di razionalizzare i costi e di migliorare i servizi. Si deve tornare a questa concezione. Ecco, quindi, già se riusciamo a istituire quest'ordine, abbiamo fatto una cosa essenziale. Ecco, in questo senso, il passo successivo è quello di regolare i rapporti tra i legislatori regionali e i legislatori nazionali. Perché noi abbiamo fatto una grande devoluzione di poteri legislativi alle regioni, ma non ci siamo occupati di trovare un luogo dove i legislatori nazionali e i legislatori regionali si possono incontrare e possono parlare. E in questo modo che cosa è accaduto? È accaduto che in realtà si sono creati una marea di conflitti. Questi conflitti non sono stati regolati dal Parlamento, ma spesso e volentieri sono stati regolati dalla Corte Costituzionale. E dico in più, per fortuna la Corte Costituzionale l'ha fatto, perché sennò saremmo piombati in una situazione ancor più di anarchia e di confusione. Questa situazione non risponde soltanto a un problema di ordine istituzionale, risponde anche a una esigenza prettamente economica. Innanzitutto serve per fissare meglio i principi dello Stato di diritto. In secondo luogo serve affinché l'operatore economico sappia quali sono le regole all'interno delle quali si deve muovere. Perché laddove queste regole non ci sono, non c'è certezza per il suo investimento. E in una situazione nella quale ormai gli investimenti vanno laddove possono essere fruttare, perché questa è la realtà del mondo globalizzato, beh, laddove appunto non c'è questa certezza istituzionale, un investitore sceglie un altro mercato, un'altra situazione, e questo porta inevitabilmente ad un impoverimento del paese. Questo comporta dunque che il Senato deve avere questa funzione, si deve differenziare. Io sono un sostenitore del bicameralismo, ma credo che il bicameralismo, così come oggi è in Italia, è un lusso che non si può permettere nessun paese. Nessun paese si può permettere che una legge, come è accaduta nella scorsa legislatura, faccia la navetta tra Camera e Senato 7 volte. Questo porta l'Italia ad avere un tempo medio per la produzione di una legge di 2 anni e qualche mese, laddove in tutta Europa il tempo medio è poco superiore ai 9 mesi. Secondo lei questa cosa ha un significato istituzionale o anche un significato economico? E quindi evidentemente incide, anche se indirettamente, sul benessere dei cittadini e sul bene comune dei cittadini italiani. Io ritengo che all'interno di questo riordino dobbiamo portare anche a termine, per forza di cose, quella riforma che è rimasta nel cassetto dell'ultimo anno a cui faceva riferimento il presidente Rolandin, e cioè quella dei costi standard. Perché noi siamo in una situazione nella quale i debiti sovrani la fanno da padrone, e questa situazione noi la possiamo risolvere o attraverso la regolazione della spesa pubblica secondo dei parametri
che valgono per tutti, oppure incidendo sulla leva fiscale. Ma se incidiamo sulla leva fiscale, che cosa accade? Che poiché certi parametri ci viene chiesto non soltanto di raggiungerli, ma anche di mantenerli. Cioè noi non siamo come in una maratona che finiamo i 42 km e ci riposiamo. No, ma quel parametro lo dobbiamo mantenere. Nel momento nel quale la leva fiscale porta a un minor gettito nelle casse dello Stato, perché i consumi diminuiscono, noi per raggiungere quel parametro dobbiamo nuovamente incidere sulla leva fiscale. E così entriamo all'interno di una spirale al ribasso, alla fine della quale c'è non solo recessione e disperazione, ma molto spesso anche rivolta. D'altra parte questo ci veniva spiegato dai classici, non solo dell'economia, ma anche del pensiero politico contemporaneo. Dunque, questa è un'altra riforma da operare. Ecco, all'interno di questa cornice io porrei il problema delle autonomie speciali. Non c'è dubbio che se noi abbiamo una visione storica, le autonomie speciali devono essere riconfermate. Hanno tutte le ragioni perché vi sia una riconferma. Il problema è come la nostra Costituzione deve avere una manutenzione, deve essere aggiornato. Questo vale anche per la nozione di autonomia speciale, che deve essere riportata alla contemporaneità. E riportarla alla contemporaneità che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa che il Presidente Roladen ha detto con un po' di garbo istituzionale, io lo posso dire più chiaramente, che certamente il compito di perequazione dello Stato deve essere riconosciuto, ma all'interno di questo compito c'è anche il dovere di differenziare, perché la situazione della Val d'Aosta non è quella del Trentino, non è quella della Sicilia, non è quella della Sardegna, e quindi evidentemente lo Stato deve compiere questa funzione. E laddove lo Stato, e qui l'ultima cosa che dico, si assume l'onere e l'onore di compiere questa funzione, può anche assumersi l'onere e l'onore di ampliare in alcuni casi l'autonomia di regioni a statuto ordinario, perché appunto la realtà con la quale noi ci troviamo a dover fare i conti è la realtà di un regionalismo che funziona a geometria variabile. Se ne prendiamo atto, la funzione dello Stato deve essere quella di sfruttare questa geometria variabile per il bene comune, con l'intento e lo scopo di arrivare, diciamo, a diminuire la distanza che c'è tra le differenti regioni, ma pur sapendo che questo è compito storico che non si compie attraverso un'affermazione astratta, ma lo si compie attraverso un lungo percorso nel quale questi poteri vengono esercitati con attenzione e appunto tenendo conto di questa nozione del bene comune che dobbiamo assolutamente riguadagnare. Grazie Ministro, direi rassicurante e anche condivisibili, almeno dal mio punto di vista, le affermazioni sia di principio che, come dire, di processo. Chiederei invece al Presidente Violante di entrare magari nello specifico del ruolo di questa, direi, quasi attesa seconda Camera differenziata, cioè seconda Camera delle Regioni, sia dal punto di vista della competenza e sia dal punto di vista della composizione. Dunque, allora, il problema che ci siamo posti è questo: una delle ragioni di instabilità del nostro sistema politico, tenete presente che dal 94 ad oggi i governi sono durati in media 18 mesi, i governi italiani, e questo produce difficoltà di seguire le cose, di fare piani di medio lungo termine e così via. Una regione, non certamente l'unica, ma una delle regioni, ed abbiamo avuto in due o tre casi questi anni, è che noi abbiamo Camera e Senato che entrambe devono dare la fiducia al governo o possono togliere la fiducia.
ma sono elette in modo diverso. Non solo sulla base dell'attuale legge elettorale, non solo sulla base, in base alla Costituzione c'è un'età diversa, come sapete, tanto per la Camera quanto per il Senato, ma in base all'attuale legge elettorale il periodo di maggioranza è calcolato in modo diverso, perché alla Camera è calcolato su base nazionale, al Senato è calcolato su base regionale, con dei pasticci che di quanti conosciamo. Allora, tutta quanta la Commissione è stata d'accordo nel superare questo che si chiama bicameralismo paritario, io perfetto non lo chiamerei, insomma, per questi effetti che ha dato, bicameralismo paritario, e fare in modo che alla Camera spetti quello che si chiama il rapporto fiduciario, dare e togliere la fiducia e il voto finale sulle leggi, è quello di indirizzo politico. Al Senato spetti sostanzialmente la rappresentanza dei territori, questa è stata la questione di fondo. Fatta come? E qui abbiamo varie ipotesi, poi ci riuniremo tra qualche giorno per definire il testo finale del rapporto, quindi vedremo cosa decideremo. Le dico le ipotesi che abbiamo. Una prima ipotesi è che nel Senato facciano parte senatori eletti direttamente regione per regione. Regione diversa da Val d'Aosta, perché altrimenti non ci troviamo, perché regione Piemonte, per esempio, no, i senatori del Piemonte sono eletti dai cittadini del Piemonte, della Lombardia, dai cittadini della Lombardia e così via. Questa proposta ha un problema: come si fa a dare un assetto regionalistico vero a questa rappresentanza? Perché cosa si differenzia dai deputati? Un'ipotesi della quale si può... abbiamo parlato, ma non ancora, come dire, non ancora definita, e che si potrebbe fissare il principio che i gruppi parlamentari, mentre alla Camera sono fatti sulla base di affinità politica, al Senato siano fatti sulla base della estrazione regionale, c'è il gruppo del Senato della Lombardia, del Piemonte e così via. Capite qual è il problema? Evitare che quello sia un doppione sostanzialmente della Camera. La seconda ipotesi è l'ipotesi per cui i senatori siano eletti dai consigli regionali. A questo punto, siete dei consigli regionali o all'interno o all'esterno. Io non nascondo che qui, insomma, c'è una questione di convenienza, che è questa. Siccome questa legge di riforma deve votare anche il Senato, e il Senato è fatto dai senatori, insomma, bisogna anche tener conto il realismo, il principio ci dice che dobbiamo tener conto. Per parlare di animali sono i capponi a Natale. Sì, diciamo, del destino, diciamo. Io dico che i destini individuali, e che un politico deve mai prescindere dai destini individuali dei soggetti nei confronti dei quali si è chiaro che. Però qui Valerio, se te ti improverà più, dice il sistema è giusto, deve essere giusto, poi vediamo, insomma, questo è un tema di discussione. Allora, l'ipotesi è che possano essere non consigli regionali i senatori, oppure che siano consigli regionali, questo è un punto. I comuni, adesso il ministro Quagliarello faceva riferimento alla tradizione plurisecolare italiana dei comuni, è stato un fatto di grande importanza, noi intanto riusciamo a essere un paese con uno dei più vasti patrimoni artistici diffusi sul territorio, perché abbiamo avuto una storia di comuni, perché ciascun comune gareggiando con l'altro chiamava i migliori pittori, i migliori scultori e così via. E quindi però è giusto, stiamo discutendo di questo, un'ipotesi è che facciano parte anche rappresentanti dei comuni, eletti o dai comitati di locali, come i CAL si chiamano, previsti dalla Costituzione, insomma, che funzionano poco, non funzionano bene. Qui avete la CEPA, credo che si chiami come tipo di... Cioè, la rappresentanza di tutti i comuni della regione, questo significa. Questa rappresentanza potrebbe eleggere i senatori. Insomma, stiamo discutendo di questo, quello che è certo che non si discute è il fatto che debbano fare parte i presidenti di regione, automaticamente. I presidenti di regione sono automaticamente membri anche del Senato, in quanto presidenti di regione. Un'ipotesi della quale si discute se debbano essere anche i presidenti dei consigli regionali membri di questa. Allora, abbiamo un Senato che deve essere eletto o direttamente dai cittadini o indirettamente dai consigli regionali. Se eletti dai consigli regionali o eletti tra i cittadini che non siano consigli regionali o all'interno dei consigli regionali.
per i sindaci o i rappresentanti dei comuni stiamo discutendo, debbono farne parte i presidenti di regione, si discute se debbono farne parte anche i consigli regionali, non so se è chiaro, queste sono le questioni delle quali stiamo discutendo. Per quanto riguarda il problema delle competenze, cosa deve fare questo Senato? Noi abbiamo distinto vari tipi di leggi. Le leggi costituzionali o di revisione costituzionale vanno approvate da entrambe le Camere come adesso. Ci sono alcune leggi molto importanti bicamerali che vanno pochissime, vanno approvate da entrambe. Tutte quante le altre leggi devono avere il voto finale della Camera, non anche del Senato. Il Senato può richiamare il provvedimento approvato dalla Camera entro un termine abbastanza breve, può dare il suo voto proponendo correzioni, poi la Camera decide se accettare o meno questi dati. Questo perché la Camera è titolare dell'indirizzo politico, è chiaro, questo è il tipo di questione. Sulla questione poi che qui è stata posta del 117 famoso, il 117 è l'articolo della Costituzione che distribuisce le competenze tra Stato e Regioni. Il punto sul quale siamo arrivati è questo. Alcune competenze che oggi sono di competenza concorrente, si chiama concorrente, quel tipo, la competenza nella quale i principi generali sono fissati dallo Stato, la normativa di dettaglio è fissata dalla Regione. Riteniamo, questo risponde a un'opinione generale comune, che alcuni temi, per esempio le grandi reti, energia, autostrade, tutta questa materia qui vada spostata allo Stato, per avere come dire, un quadro generale di riferimento. Stiamo anche lavorando attorno all'aumento di competenze regionali, perché vogliamo ridurre la competenza concorrente. Ora, il Presidente Rolandelli faceva un cenno critico a questa. Cerchiamo di ridurlo quanto più possibile. La competenza concorrente è quella in cui lo Stato fissa, anche perché stabilire dove finisce un principio generale e dove comincia la materia del taglio è francamente un'opera abbastanza complicata. E la Corte Costituzionale si è esercitata a lungo, attorno a definire queste materie. Questo è un modello di riforma che segue in qualche modo la riforma che ha fatto il sistema tedesco nel 2006. Anche lì si è ridotto fortemente la competenza concorrente, che però caratteri diverse dalla nostra, sono aumentate le competenze Stato e Regioni, e anche da noi ci sarebbe l'idea di introdurre una clausola per la quale, quando bisogna rispettare l'unità sociale, economica e civile del Paese, lo Stato può intervenire anche in materia di competenza regionale. Cioè questo è il quadro attorno al quale stiamo lavorando. Il Senato non dà la fiducia darà soltanto la Camera, e naturalmente questo comporta di per sé un sistema elettorale diverso tra Camera e Senato. Se per esempio dovesse essere eletto direttamente dai cittadini il Senato, il sistema dovrebbe essere puramente proporzionale, perché visto che non deve costituisce una maggioranza di governo, è bene che sia la rappresentanza più netta. Poi, per quanto riguarda i sistemi elettorali della Camera, è abbastanza complesso quello che si vuole certamente evitare: primo, che ci siano partiti scheggia, partiti piccolissimi con scarsissima rappresentanza che possano condizionare e determinare le vicende politiche. È giusto che siano rappresentati. Allora, una clausola di sbarramento o implicita o esplicita abbastanza alta, attorno almeno il 5%, questo è il punto. C'è il discorso del premio di maggioranza. Tenete presente che il premio di maggioranza c'è in tutti i paesi, è implicito, o in quasi tutti, meglio, in quasi tutti. In Gran Bretagna, che vuol dire implicito? Per esempio in Spagna si vota così, la Spagna è divisa in circoscrizioni, all'interno di ciascuna circoscrizione si vota con sistema proporzionale, però i voti che tu non usi per essere eletto non puoi recuperare a livello nazionale, è chiaro? Quindi se perdi quel collegio basta, i voti sono perduti, e quindi un sistema che è apparentemente proporzionale ma ha una clausola di sbarramento molto alta, cioè attorno al 10, poi ribarano 10-12% secondo dei casi, anche forse di più. Quindi stiamo discutendo un po' una delle ipotesi della quale si parla, ma è un'ipotesi, è che qualora, se dobbiamo proprio garantire assolutamente una maggioranza di governo, che qualora nessuna forza abbia raggiunto il tetto per avere un premio di maggioranza, ci sia un ballottaggio tra le prime due forze e la vincente prende il premio di maggioranza. Cioè, naturalmente questo a che principio si ispira? Al principio per il quale riteniamo che ci debba essere una maggioranza certa.
altri ritengono che poi in realtà, se la maggioranza certa non c'è, non si può mettere tutti in una gabbia, deve essere quel Parlamento a costruire la maggioranza. Questo è un tema di discussione tra di noi, naturalmente. C'è chi ritiene che sia meglio avere una maggioranza sin dall'inizio, certo, attraverso i elettorali, c'è invece chi ritiene che questo sarebbe, come dire, un eccesso di ingabbiamento delle volontà elettorali, e insomma, discuteremo, vedremo come andrà a finire, insomma, discuteremo. La questione di fondo, e finisco, a mio avviso è questa: non possiamo fare nessun passo avanti significativo come paese se i governi non durano i 5 anni, va bene? L'intera legislatura come governo. Cioè, questo è un punto, questa è la mia opinione personale, assolutamente indeclinabile. E l'arretramento, qualcuno dice, ma per quale motivo si parla da 30 anni di riforme e non si fanno? Ma se i governi durano un anno e mezzo, come si fanno a fare queste riforme? E allora il problema della stabilità, a mio avviso, è un problema chiave, e credo che dobbiamo porci questa questione anche nell'affrontare i temi che abbiamo davanti, non per farne un feticcio, ma perché se non c'è stabilità, nessuno sa bene quali saranno le regole, nessuno sa quali sono gli interlocutori, e quello appunto che noi chiamiamo policentrismo anarchico rischia di riprodursi continuativamente. A questo punto finisco, permettetemi di raccontarvi un esempio di policentrismo anarchico. Molti anni fa eravamo a Cogne, sta figlia telefona da Torino e dice: papà, in casa c'è un serpente. E tu che fate? Dice, non era una pitonessa. No, non era una pitonessa, no, era un pitone maschio. E tu che hai fatto? Dice, ho preso lo zaino, ho chiuso la porta perché tanto non sono scappato. Allora noi telefoniamo all'ufficio di igiene, cioè, c'è un serpente in casa, c'è velenoso, ma abbiamo il serpente. Non lo so. Ah, guarda, se non sapete, rivolgetevi all'ufficio protezione animali. Ufficio protezione animali, risposta: datevi del latte, no? Riteniamo assolutamente. Allora c'era lo zoo ancora a Torino, terza risposta, terzo oggetto, cercate lo zoo, chiamiamo lo zoo, portatecelo pure, no? Insomma, alla fine sono arrivati i pompieri che ci hanno liberato la serpente. Ecco, allora, come dire, il problema è che c'è un problema di competenze, di quali io credo che un amministratore si trova ogni giorno, e un cittadino si trova ogni giorno davanti a questi problemi. Ma se la instabilità continua, questi problemi non si risolvono. Perché un ordine amministrativo, una delle competenze, presuppone un potere centrale forte e capace di esercitare le sue funzioni. Un potere che dura ogni volta un anno e 6 mesi non può avere in condizioni di esercitare. Quindi questa è, a mio avviso, la preoccupazione di fondo alla quale dobbiamo rispondere. Dunque, chiederei al professor Onida, sperando che non sia un eccessivamente ingrato compito, fornirci qualche dettaglio su un tema che abbiamo evocato un po' tutti, a partire dall'intervento del presidente Rolandelli, che cioè quello del riparto di competenze Stato-Regione dal punto di vista della potestà legislativa. Tema anche adesso accennato dal presidente Violante, sul quale riporto una tua frase verbalizzata, appunto, sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista così di cittadino mi entusiasma, e cioè tu dici: al netto dei tecnicismi sulla differenziazione, ci sono materie che non possono non essere di competenza ripartita, come ad esempio il governo del territorio e la tutela dell'ambiente, no? Che poi è uno dei temi tra l'altro su cui sono impegnate alcune regioni, quali per esempio la regione Valle d'Aosta. Allora se tu ti assumi questo ruolo nella tua funzione anche già di presidente della Corte Costituzionale, che ha dovuto affrontare la questione più volte. Sì, si sente. Questo del regionalismo è un tema eterno, da noi si ritorna sempre in forme diverse. È stato giustamente detto all'inizio che il ministro o tu, Fabrizio, avete detto che le regioni hanno passato una fase in cui tutti ne parlavano bene, e adesso invece sembra una fase in cui tutti ne parlano male. Sono un po' le mode, in Italia si può fare mode, no?
anche politiche, o soprattutto politiche. E invece dovremmo riprendere il vero senso, anche qua rifacendosi un po', se non solo al passato, ma insomma, il principio autonomistico che sta nella nostra Costituzione, quello espresso nell'articolo 5, nella Costituzione, dice che la Repubblica Italiana è sì, è una indivisibile, ma riconosce e promuove le autonomie locali e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia. Quindi diciamo il senso dell'autonomia andrebbe ripreso. Se io penso che oggi si è arrivati al fatto che una legge dello Stato si è permessa di stabilire quanti consiglieri di amministrazione ci deve essere in ogni società a partecipazione regionale, non capisco cosa c'entra lo Stato per parlare della struttura organizzativa, amministrativa della regione. Invece oggi si arriva sull'onda che ha un po' l'antipolitica e i cosiddetti costi della politica. Lo Stato interviene anche su quello che è naturalmente, cioè, per esempio il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, ci saranno dei limiti ovviamente, una regione possa dare stipendi di 10.000 euro e un altro da 800 euro, però nell'ambito dei limiti ogni regione dovrebbe organizzarsi un po' come vuole. E da questo punto di vista credo che una cosa vada detta, che le regioni in Italia sono nate sì con la vocazione legislativa, cioè di legiferare nelle materie riconosciute di competenza regionale o nell'ambito dei principi della legislazione statale, ma sono nate anche, forse soprattutto, con una vocazione amministrativa, nel senso di spostare dal centro alla periferia le decisioni amministrative. Non nel senso che la regione dovesse necessariamente assumere, ma che lo dovesse assumere la regione o gli enti locali. E da questo punto di vista la storia della Val d'Aosta è istruttiva, mi pare interessante fare riferimento a questo qui in Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta è la prima regione che nasce in Italia, perché nel 1945 costituiscono il primo ordinamento provvisorio, diciamo, del Consiglio di Valle, e non aveva nessuna competenza legislativa allora il Consiglio di Valle, però ne aveva parecchie amministrative. Poi si arriva allo statuto, lo statuto in parte adegua la situazione della Valdostana a quella delle altre regioni, statuto speciale, allora create, e riconosce anche quindi alla Regione Val d'Aosta, al Consiglio della Regione Val d'Aosta delle competenze legislative, ma direi anche in misura un po' minore, infatti i giuristi sanno che le competenze, c'è l'elenco delle competenze cosiddette integrativo di attuazione in regione, sembrava la Regione Val d'Aosta sembrava destinata a legiferare poco, insomma, meno delle altre regioni, però nasce invece con una fortissima vocazione a trasferire l'amministrazione in periferia. Lo sapete certamente che è l'unica regione in Italia, l'unica provincia, in questo caso è una regione in Italia dove non c'è il prefetto nominato dal Ministero dell'Interno e del governo, il rappresentante del governo, è la regione Valle d'Aosta, dove il prefetto è qui presente. Ecco, noi invece di salutare il signor prefetto di Aosta, salutiamo il signor presidente della regione Valle d'Aosta, perché il presidente della regione Valle d'Aosta ha le funzioni di prefetto. E qui chi è il prefetto? Nella nostra storia è il rappresentante dello Stato, del governo, ma anche più esattamente dello Stato nel territorio. E la Valle d'Aosta ha affermato questo principio. Cioè, chi è lo Stato in periferia? Deve esserci per forza un signore mandato da Roma? O non può essere la comunità locale che si organizza in modo da avere qualcuno eletto democraticamente che, oltre a rappresentare la comunità e gli interessi della comunità, si fa carico di essere Stato nel territorio, di essere lo Stato. E quindi il Presidente della Regione può dire: io sono lo Stato. È l'unica regione italiana dove questo è. E io credo che questo, purtroppo, è un disegno che è stato rapidamente abbandonato e soprattutto non sviluppato al di fuori della regione Val d'Aosta e nemmeno nelle regioni. Secondo lo statuto siciliano sì, ma secondo lo statuto, ma mai attuato. Mai attuato in Sicilia lo statuto. E secondo me invece sarebbe un indirizzo culturale da coltivare, quello: le autonomie devono servire anche a rendere l'amministrazione più vicina ai cittadini, prima di tutto. E amministrare è un compito che può derivare dalla legge dello Stato, dalla legge della regione, addirittura dal diritto internazionale in certi casi, ma
questa vicinanza tra i cittadini e l'amministrazione è un elemento prezioso, e da questo punto di vista le autonomie sono importanti, e non possiamo immaginare che invece da noi oggi in Italia si è un po', specialmente negli ultimi anni, andato a questa centralizzare perché così si risparmia, perché così si prendono decisioni uniformi, perché così non ci sono troppe differenze. Beh, se le differenze sono anche un patrimonio, sono anche qualcosa di importante, le differenze naturalmente nell'ambito dell'unità, quindi tutti lo sanno, in qualunque comunità, anche le comunità più forti, che hanno un senso di identità comunitaria più forte, non solo non disconoscono, ma riconoscono al proprio interno le differenze. Le differenze sono vitali quando vivono all'interno di un'unità. Ecco, da questo punto di vista recuperare un po' questa idea di regione, un'idea che porta lo Stato, l'apparato pubblico più vicino ai cittadini, secondo me è molto importante oggi in Italia. Ecco, vorrei dire che l'esperienza della regione di Valle d'Aosta è la storia della Valle d'Aosta, perché è piccola comunità, poco più di 100.000 abitanti, con la sua specificità culturale, storica, naturalistica, pensiamo, in montagna. Da questo punto di vista può insegnare, sarebbe una missione, vorrei dire, da affidare la regione Valle d'Aosta, questo di rivitalizzare un po' questa idea, insomma, che l'autonomia serve soprattutto non per dare potere ad alcuni rappresentanti locali di partito, ma serve per dare alla comunità un apparato pubblico vicino, amico dei cittadini, non amico di questo o di quel cittadino, di questo o di quell'interesse, amico dei cittadini. E io credo che se così, se andassimo avanti su questa strada, si potrebbe probabilmente anche ottenere quello che forse è il risultato più difficile da ottenere in Italia, cioè che l'amministrazione, la burocrazia sia riformata. Noi parliamo tanto di riforma della Costituzione, ma i nodi, molti dei nodi non stanno nella Costituzione, non stanno nel potere politico, nell'organizzazione del potere politico, stanno nell'organizzazione del potere amministrativo. Quante volte si dice, ma c'è una legge, ma poi non si fanno provvedimenti di attuazione, oppure per i meccanismi burocratici, ci si perde nei meccanismi burocratici. Ecco, questa idea che insomma, il potere si esercita attraverso decisioni legislative, politiche, e poi si esercita attraverso una attuazione vicina alla realtà e ai cittadini, che chi conosce, che non dico che si conosce personalmente, perché questo non è possibile, ma che si conosce cosa vuol dire, fare adottare una certa misura, realizzare un certo obiettivo sul territorio, anche da questo punto di vista. E quindi, per esempio, quando si dice che le regioni d'Italia sono troppe, oggi si comincia a dire che bisogna accorpare le regioni. Io non escludo che magari quando ho creato la regione Molise, può darsi che, non so, Abruzzo e Molise potessero stare benissimo insieme, come era stato fino al 1963, e non ci fossero problemi. Però l'idea che accorpare la regione Valle d'Aosta è impensabile, infatti nessuno ci pensa, ci mancherebbe altro. È una regione che ha una sua particolarità, e quindi concludo. Torniamo alla provincia di Aosta, quando io studiavo a scuola da bambino, le sette province del Piemonte di cui era Aosta. Sì, certo, la famosa poesia di Carducci, Piemonte, in cui c'era pure Aosta con le vette scintillanti, e poi c'era Ivrea, ma insomma, poi c'era Ivrea la bella, ma insomma, voglio dire, la storia è andata, è fortunatamente in tutt'altra direzione, e ecco, io credo, vorrei fare proprio questo richiamo, recuperare il senso originario dell'autonomia valdostana. La Valle d'Aosta ha avuto questo merito culturale, perché la prima classe politica della Valle d'Aosta era fatta da personaggi di grande Chabot, cioè, che avevano le idee, non è soltanto espressione di una piccola comunità. E, ecco, questa secondo me è un tema su cui lavorare, cioè recuperare questa idea dell'apparato, perché oggi c'è questo enorme distacco, cioè tutto ciò che è pubblico viene visto come lontano, come nemico, come incapace di comprendere, e quindi questo distacco dalla politica. Ma la politica dovrebbe essere il pane quotidiano, la traduzione della politica dovrebbe essere le cose che si fanno tutti i giorni per il nostro interesse, per il bene di tutti. E invece questo distacco nasce proprio dal fatto che non siamo riusciti, o non riusciamo abbastanza a fare questo collegamento. Questa è la prima cosa. Poi, certo, si dice la legislazione, il riparto delle competenze. È evidente che ci sono, come dire, decisioni che debbono essere prese più in alto, che
parliamo dell'ambiente, ma nessuno può negare che ci siano diciamo, direttive, grandi scelte di protezione ambientale che debbono essere prese a livello nazionale. Ma questo vuol dire che allora dell'ambiente si deve occupare soltanto lo Stato, il Ministero dell'Ambiente, che magari non ha neanche una sua burocrazia specializzata. Ma no, le regioni sono naturalmente, diciamo, chiamate a proteggere l'ambiente, perché la regione nasce proprio come amministrazione di un certo territorio, quindi l'ambiente è quasi, fa l'identità, per così dire, come regione. Si può pensare che una regione come la Val d'Aosta non si occupi della protezione dell'ambiente valdostano, cioè dell'ambiente montano? Ecco perché, si diceva, in questi casi è inevitabile che ci siano competenze di uno e dell'altro. Si può dire tutte le ambientali, ce le diamo, la regione o lo Stato, ci diamo coetanei. No. Invece oggi, per esempio, la riforma del 2001 ha commesso questo errore, perché ha scritto che tra le competenze esclusive dello Stato c'è la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Quell'ecosistema non sa bene cosa sia, ma comunque. Poi, di fatto, la Corte Costituzionale ha abbastanza corretto, perché poi la storia è invincibile, quindi diciamo, le regioni si erano occupate di ambiente fino ad allora e certamente non hanno smesso di occuparsi di ambiente. Però è un errore da evitare questo, di fare ideologicamente così, l'ambiente allo Stato. E come altre cose, invece, le grandi reti di comunicazione, insomma, che cosa, se sono le grandi reti, cioè i modi attraverso cui che sono, l'elettricità, basta, cioè, non può che occuparsi di qualcuno che abbia la visione globale. E quindi, quindi il riparto delle competenze va fatto, direi, con criteri persino di buon senso, cioè, non litigarsi su chi vuole appropriarsi di un, ma con questi criteri che da un lato guardino la dimensione del problema. Se la dimensione del problema da affrontare è una dimensione nazionale, ci vuole una decisione nazionale. Se la dimensione del problema o è locale oppure ha delle articolazioni locali, perché spesso i problemi sono magari enunciabili in termini generici come unico, ma poi è diverso applicare la stessa soluzione da una parte o dall'altra, perché cambiano le condizioni, perché cambiano gli assetti specifici, quindi occorre anche questa articolazione della capacità decisionale. Le classiche burocrazie hanno questo difetto, che prendono la decisione astraendo dalla realtà e quindi anche dalle differenze di realtà. Un ministeriale, un dirigente ministeriale, sei bravo, capace, ma spesso per la sua cultura non può avere una soluzione uguale per tutti, e invece molto spesso ci vuole la decisione forte che vale per tutti, ci vuole, ma poi ci vuole la capacità di adattare queste decisioni alle realtà specifiche, non di sabotare, perché poi questo, il rischio è questo, naturalmente. Beh, voi prendete la decisione, ma poi noi, sotto veste di attuarla, la contraddiciamo. Lo so, questo è un po' un vizio italico di trasformare tutto in conflitto, ma se invece si ragionasse così, cioè creiamo un apparato pubblico che sia capace di prendere decisioni anche forti a livello nazionale, di assicurarne l'attuazione. Quindi una regione sfora dal bilancio del commissariato, ma mandate il commissario, questo risale al bilancio. Ma se rimane nei suoi limiti, invece l'autonomia locale deve essere messa in grado di attuare. Per questo io direi il principio massimo dovrebbe essere questo, non tanto ripartire nettamente campi, materie, che poi definire le materie è quasi impossibile. Che cosa è tutela? Cosa è governo del territorio? Cosa vuol dire governare? Vuol dire tantissime cose, come sappiamo. Quindi, più che cercare di tagliare col coltello le aree, occorre che stabilire livelli di decisione. Livelli di decisione che siano corrispondenti ai livelli dei problemi. Quindi un richiamo all'elasticità, alla flessibilità che dovrebbe essere nelle nostre corde di italiani. Io proporrei loro un passaggio conclusivo e inviterei, andrei nell'ordine partendo dal Presidente Violante, sul tema più generale, ma questo è un momento favorevole alle riforme. Il Ministro prima faceva un riferimento alla letteratura politologica, ma poi anche ai fenomeni storici, cioè le grandi riforme nascono da periodi di aspra conflittualità o severa crisi. Ma ci siamo forse appunto, come le citava, una
conflittualità politica, questa, come dire, la leggiamo quotidianamente. La conflittualità sociale è forse molto latente. Sentivo qualche giorno fa che alla radio annunciavano il rapporto trimestrale Istat, questo del terzo trimestre 2013, che porterà come dato il 40% di disoccupazione di giovanile medio nazionale, con dei picchi al 60% in Calabria, Campania e Sicilia. Quindi questo, cioè in queste condizioni la conflittualità sociale è veramente un miracolo, cioè c'è veramente la provvidenza che la sta frenando. E dall'altra parte la crisi economica, l'ha citato il Ministro, una crisi economica che sta durando quanto addirittura forse di più di un conflitto mondiale di quelli che ha vissuto il Novecento. E allora sono fattibili, cioè è il momento buono, visto che tornando alla Commissione Bozzi siamo nell'83, sono 30 anni con 8 tentativi, il vostro direi che non è il nono tentativo, è il momento finale, sono 30 anni comunque che si sta provando. Allora, le considerazioni che vi direi conclusivamente, siamo fiduciosi? Ma guardi, il presupposto di fondo per fare una riforma di respiro e la stabilità dei governi, ritorno su un punto. Anche perché devo dire che si è fatto un tentativo che io ho profondamente combattuto e non condiviso, quello che fece il centrodestra nella legislatura 2001-2006, e poi bocciato dal referendum, ricorderete, e il che ci dice una cosa, che quando si può governare per 5 anni di seguito una riforma si può fare. Quella a mio avviso era pessima, insomma, mio amico Quagliarello la votò, no, insomma, capita. Però questo, la cito perché quello è un dato che ci dice quando c'è stabilità, questo è un presupposto perché la riforma si può essere buona, questo è quello di maturare. Allora, il dato di fondo è questo, il dato prioritario è questo. Se riuscissimo ad avere stabilità, d'altra parte il governo, il presidente Letta nel suo discorso di presentazione del governo ha fatto riferimento esplicito a questo processo, come dire, di riforma costituzionale. Quindi, a mio avviso, non è che manchi la volontà, bisogna vedere se avremo la stabilità adeguata per farlo. Però, scusate, io voglio dire una cosa a questo proposito, perché questo è il giro finale. C'è una polemica che mi ha coinvolto in questo ultimo periodo, e siccome non è abitudine fare il pesce in barile, il barile mi sta stretto, insomma, e voglio spiegare una cosa che forse per mio, per mia scarsa chiarezza non è stata colta. Mi è stato detto che io ho aiutato il senatore Berlusconi nel dire che la giunta deve accettare e deve sollevare l'eccezione di costituzionalità sulla legge anticorruzione. Ora, non è così, a me interessa adesso dire quello che ho detto, qui perché è stato travisato quello che ho detto e perché l'ho detto. Dunque, detto questo, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il procedimento davanti alla Giunta è di carattere giurisdizionale. Quindi la Giunta, se ritenesse che ci fossero i presupposti, ripeto, se ritenesse che ci fossero i presupposti, potrebbe sollevare l'eccezione davanti alla Corte. Chiaro? È una tesi, insomma, è la tesi di Onida, tanti. Poi ho detto che Berlusconi ha il diritto di difendersi, come qualunque altro parlamentare. Ma perché l'ho detto? Allora, perché il partito ha detto di dirlo così, poi vediamo. No, guarda, la questione è diversa. Io sono il dirigente di un partito, uno dei dirigenti di questo partito, e avendo una certa esperienza parlamentare e politica, ho intravisto un punto. Questo a chi non, a molti non interesserà, però vi dico perché l'ho fatto. Perché un partito che si chiama Democratico, e che prima ancora di aver ascoltato le difese della persona accusata, le sue ragioni, dice ed è caduto, ho l'impressione che rischia di tradire il suo connotato di fondo, l'essere democratico. Legalità ed eguaglianza dei cittadini vuol dire che tutti hanno diritto di difendersi, anche Berlusconi. Lo so che dà fastidio. No, la legge dice, no, il problema è questo.
è un momento, io stavo parlando del processo. No, scusate. Adesso c'è la legge anticorruzione, non capisco la quell'effervescenza, ma ci sono abituato, la legge dice che questa sanzione della decadenza è determinata, che poi in effetto insomma, quello che sa, sì, in effetto, è la decadenza è determinata dalla Giunta e poi dal Senato attraverso un procedimento che ha carattere giurisdizionale, chiaro? Quindi la condanna è il presupposto di questa cosa, non è questa cosa. Questa c'è cosa è ancora un processo, c'è un quarto grado di giudizio. No, non dice la legge. No, ma non è possibile, non è vero. Non è vero. Allora, Frecciano, ti manderò la legge così tu la leggi. Allora, dice questo. No, dice con procedimento giudiziale. A me, guardate, ci sono due dati. Uno può dire, appunto, quello che sta sulle scatole, finalmente ce l'abbiamo nelle mani. Allora, se non è questo, se non è questo, c'è una procedura davanti alla Giunta? Siamo d'accordo su questo? Quella procedura è di carattere giurisdizionale? Su questo non ci piove. E se di carattere giurisdizionale è quello di difendersi? Se qualunque paese del mondo si sarebbe dimesso da solo. Ah, questo è un altro problema. Ma questo, infatti, ma questo è un altro problema, non si è dimesso. Però non si è dimesso. Allora abbiamo da affrontare questo tema. Io credo che se la sanzione della decadenza sarà inflitta a Berlusconi dopo aver ascoltato le sue ragioni, va bene, e averle confutate, se sono gli argomenti, questo sarà un punto di forza per la democrazia italiana. Decidere per la decadenza senza aver ascoltato le ragioni della persona accusata è un punto di fragilità, di debolezza e di subalternità. Questa è la mia opinione e io credo che un partito che si chiama democratico deve garantire soprattutto ai suoi avversari, ai suoi peggiori avversari, i diritti che riconoscerebbe ai propri amici e i diritti che la Costituzione garantisce a chiunque sia accusato. Non pretendo di avere ragione, pretendo di spiegare quello che ho detto. È chiaro? E ho detto questo. Ora, perché è stata interpretata diversamente? Qui ricordo molto un'altra cosa, Valerio. Quando Valerio ha detto, adesso non so scritto, tutto si trasforma in un conflitto. Ho usato questa espressione. Questo è il problema del nostro paese. Che la verità non serve, serve la convenienza. E quello che ha fatto l'avversario, va bene, ci influenza a tal punto che rischiamo di farlo noi. E questo è sbagliato. E io credo che, vedete, oggi c'è un bell'articolo di Mario Dogliani, finisco, su Corriere della Sera, dove fa riferimento all'etica della convinzione e all'etica della responsabilità. Dice che il giurista deve obbedire all'etica della convinzione, cioè se è convinto di una cosa deve sostenerla, indipendentemente dagli effetti che quella cosa ha. Io ci siamo sentiti, ho detto guarda, è un bell'articolo, io ho fatto quella dichiarazione non sulla base della convinzione, ma sulla base dell'etica delle responsabilità, perché io credo che un partito che si chiama democratico e deve essere democratico su queste questioni misura la sua vera democraticità nel garantire i diritti del suo avversario, l'ha detto Voltaire prima, nel garantire, lo so che è fastidioso applicare la Costituzione a chi a mio avviso ha cercato di fare strame, e però la forza è quella, la forza della legalità e del diritto è quello lì. E tu sei forte se riesci ad applicare questa norma anche al tuo avversario. Se fai come fai il tuo avversario non sei forte, ma sei fragile subalterno. Queste sono le ragioni per le quali posso aver convinto, però mi sembra che voi dovete spiegare perché l'ho fatto. Le tue considerazioni sulla fattibilità è fuori al di là della tua del passaggio lungo, e poi chiediamo a questo Quagliarello di concludere su. Il tema che ho lanciato era è un momento favorevole per arrivare a approdare finalmente a quelle riforme che 30 anni, 8 commissioni, 8 tentativi hanno auspicato. Io vorrei fare intanto un paio di precisazioni.
come parlato del nostro, come se noi commissione per le riforme fossimo quelli che realizzano modi camerali. Cioè, attenzione, la commissione per le riforme è un organismo di cui il governo ha voluto dotarsi per fare una sorta di ricognizione in qualche modo tecnica, sia pure di cultura giuridica e costituzionale, dell'esistenza di proposte e del grado di consenso che queste proposte potrebbero raccogliere, della coerenza tra le diverse proposte, ma non è certo nella commissione per la riforma del governo che nasce la riforma. Nascerà, se nascerà, e io auspico che certi aspetti della riforma nascano, altri che si delineano secondo noi invece sarebbe che non nascessero, se quando verrà approvata questa legge costituzionale in cui che prevede la commissione parlamentare, il comitato parlamentare dei 40, la gente fa confusione perché sarà la parte 35, pensa che noi siamo i nuovi costituenti, in realtà noi siamo appunto dei giuristi che sono dei chiamati dal governo a dire, insomma, vedete un po' voi che trattate quotidianamente la materia, fate una ricognizione, vedete un po' che quali proposte possono nascere, se ci sono delle convergenze, e poi questo materiale lo diamo alla sede che è chiamata a decidere, è la sede parlamentare, poco da fare qua. Io sono pensato contrario all'idea che le costituzioni le fanno i tecnici, le costituzioni le fanno i rappresentanti del popolo, quindi i cittadini. E, seconda precisazione, non sono totalmente d'accordo, sono in parte, con quello che dice Luciano Durante sulla stabilità dei governi come condizione delle riforme, perché in realtà non è stabilità dei governi, occorre una stabilità di stagione politica più ampia che i governi. I governi possono anche cambiare, i governi, ma l'importante è che ci sia una volontà politica che prosegua per un certo periodo. Quando si fece l'ultima commissione bicamerale, quella D'Alema per intenderci, non ci fu nemmeno la stabilità dei governi, ma quello che impedì di arrivare alla fine era che non c'era questa stabilità, cioè non c'era come si ruppe la fine, perché tra il centro-destra e il centro-sinistra a un certo punto si arrivò a dire no, non c'è accordo e quindi non c'era forma. Questo è stato giusto dire non facciamo la riforma, perché le riforme dovrebbero nascere da una ricognizione di accordi, di consenso, cioè una riforma della Costituzione. Non può essere la riforma del centrodestra, la riforma del centrosinistra, la riforma del centrodestra è quella del 2005, la riforma del centrosinistra, non so, in parte è stata quella del 2001. Non può essere questo. La riforma dovrebbe essere l'esito di una stagione nella quale centrodestra, centrosinistra, tutti discutono e arrivano a dire ma sì, certe cose le facciamo perché sono davvero, diciamo, convinti che servono davvero a tutti e c'è sufficiente consenso, non dico unanimità, ma sufficiente consenso perché possa essere tradotta in Costituzione. Io auspicherei questo, che le riforme appunto, non sia la futura riforma, se non sia la riforma di questo o di quello, ma sia, da questo punto di vista uno può anche dire che certo l'esistenza di un governo di larghe intese, come oggi si dice, è in qualche modo una condizione favorevole, perché mentre se ci fosse il governo di centrodestra la riforma verrebbe fuori con l'etichetta di centrodestra e il centrosinistra combatterebbe, se ci fosse il governo di centrosinistra viceversa, così potrebbe anche accadere che il centrodestra e il centrosinistra, che pur si avversano sul piano politico e continuano ad avversarsi sul piano delle politiche quotidiane, convengano su certe cose, per esempio sul fatto che il Senato possa diventare una cosa diversa da quello che è oggi e non sia più chiamato a dare la fiducia, io credo che la convergenza sia amplissima, sia larghissima. Perché non fare queste cose? Ma queste cose, e solo queste cose, no? Dove invece andiamo su terreni di riforma su cui il consenso non c'è. Insomma, la Costituzione dovrebbe nascere idealmente da un consenso larghissimo. Quella del 48 fu approvata dall'85%, no? Dell'Assemblea Costituente. E così dovrebbe essere anche per tutta la riforma. Una riforma approvata a stretta maggioranza non è una buona riforma, normalmente, normalmente non è una buona riforma. Quindi questa è come precisazione. Poi appunto che cosa succederà? Non lo sappiamo, questo è il quadro è questo. E io credo, sono convinto che se riuscissimo, lavorando pazientemente, anche diciamo testardamente, persone di diverse estrazioni, con diverse responsabilità, ministri, ex presidente delle Camere, persone che non hanno nessuna responsabilità, cioè, lavorando con questa ottica ci sono dei risultati possibili, buoni. Per esempio, questo esempio della riforma del bicameralismo, secondo me è buono, se in Italia si potesse dire si è fatta una riforma della Costituzione su un punto
su cui si era davvero, non è l'esito di un conflitto, questo è l'esito di una convergenza. Questa, io penso che un processo di riforma costituzionale abbia bisogno di passare da questi percorsi, non possa essere, non debba essere materia né di conflitto permanente, ma neanche badate di mercanteggiamenti, cioè ma io do a te questa riforma che a te interessa, se tu dai a me quest'altra riforma che a me interessa, per cui avremo, credo, due riforme sbagliate. Entrambe. Invece se si dice facciamo solo questa riforma che interessa, nel senso che la riconosciamo come giusta a tutti e due, o tutti e tre, tutti quanti si auga, e allora è un processo di riforma corretto. Ecco, questo secondo me è lo spirito nel quale dobbiamo discutere di riforma. Io mi auguro che questo sia lo spirito nel quale anche la nostra commissione lavorerà, perché nella commissione governativa non c'è mica un accordo generale sulle idee da portare avanti, sui cambiamenti da portare avanti. Ci sono idee molto condivise, idee meno condivise, allora questo, faremo il quadro, dovremmo fare il quadro. E io penso, personalmente ritengo, che l'ideale sarebbe che le riforme arrivassero laddove ci sono le grandi le idee largamente condivise. Ma la domanda è questa, e questo è il momento delle riforme. Quando facevo lo storico c'è un procedimento che si chiama il procedimento controfattuale, cioè vediamo cosa c'è al posto della possibilità di fare riforme. Io qui noto un paradosso. Ora, da che cosa è derivato questo strano governo di larghe intese? Da due fenomeni che si sono in qualche modo ibridati. Da una parte una crisi delle nostre istituzioni, di alcune nostre istituzioni, di alcuni nostri meccanismi, e soprattutto una crisi dei partiti politici, che ci hanno portato di fatto al passaggio da un bipolarismo a un tripolarismo, quello che ha reso questa legge elettorale di fatto assurda. Questa legge elettorale, può piacere o meno, quando è stata fatta era una legge elettorale che aveva ampi difetti, ma non assurda, perché c'erano due coalizioni che erano sul 45%, alle quali veniva dato un premio di maggioranza che le portava al 55%, quindi un premio di maggioranza che era limitato, diciamo, del 10%. È cambiato il quadro storico, sono entrati in crisi i partiti e le coalizioni, e in questo caso le due coalizioni alla Camera sono state differenziate dello 0,3%, una ha preso il 29,5%, e l'altra ha preso il 29,2, e quella che ha preso il 29,5 è stata portata al 55. È evidente che è un effetto distorsivo della rappresentanza insopportabile. Nemmeno la legge Acerbo fece ebbe un effetto del genere. Ma questa situazione, e cioè appunto la crisi delle istituzioni coniugata con la crisi dei partiti, non è una cosa momentanea, è una cosa che dura. Allora, mettiamo anche che non si facciano le riforme. Ecco, questo è il paradosso qual è? Che ci sono alcune persone nel centrodestra e nel centrosinistra le quali avrebbero legittimamente preferito che a vincere le elezioni fosse soltanto la propria parte, ma che ritengono un governo di larghe intese una cosa, diciamo, compatibile, che in alcuni momenti storici si può fare, che non sono, diciamo, tra virgolette, disgustati a stare e a lavorare insieme ai propri avversari. Ce ne sono altre invece, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, che ritengono impossibile una collaborazione con i propri avversari. A me pare che il paradosso è che quelli che ritengono, diciamo, possibile lavorare con i propri avversari stanno lavorando perché la prossima volta ci possa essere uno che vince e uno che perde, con una maggioranza chiara. Quelli che invece hanno diciamo il disgusto a stare con gli altri, lavorano perché la prossima volta accada lo stesso. Perché voi mi dovete dire, se il governo cade e si va a votare cambiando solo la legge elettorale per quel poco che si può cambiare, cioè la legge elettorale gli puoi mettere una soglia, puoi fare piccole modifiche, ma non è che puoi
ma anche appunto cambiandola radicalmente, ma cambiando solo la legge elettorale, il risultato più probabile è che la prossima volta ci sarà un nuovo governo di larghe intese, magari con rapporti di forza diversi, ma ci sarà un nuovo governo di larghe intese. Questo è il paradosso nel quale viviamo. Le riforme servirebbero a ridare la fisiologia alla democrazia, per cui ci sta chi sta in maggioranza, vince le elezioni, che governa, e chi invece fa l'opposizione, che si candida ad essere, diciamo, il governo in attesa, secondo appunto il meccanismo fisiologico. Al di là di questo, io vedo una pericolosa congiunzione di massimalismo e di conservatorismo. Massimalismo nell'odio ideologico nei confronti dell'avversario e appunto conservatorismo, perché rischiamo di conservare questa situazione ancora per tanto tempo. Vorrei dire un'ultima cosa, perché se non lo facessi sulle cose che ha detto Luciano sarei un coniglio, visto che si parla di animali, e preferirei non esserlo. Ecco, è inutile dire che dall'esterno capisco il suo ragionamento, ma vorrei invece, insomma, produrlo nel mio campo. Ecco, io credo che sia che sbaglia e che sia insopportabile chi dica o la giunta fa questo o cade il governo. Le cose non si possono mettere in questo modo. Uno può ritenere una sentenza ingiusta, la può contestare, e una cosa è ritenerla ingiusta e contestarla, altra cosa è accettarla o meno dal punto di vista istituzionale. La si può benissimo accettare e continuare a ritenerla ingiusta, motivando le ragioni della eventuale ingiustizia. Io credo che però, viste le premesse che sono state poste, cioè che quel giudizio è di un organo giurisdizionale, una cosa dovrebbe chiedere la mia parte, e cioè che le garanzie che sarebbero offerte a qualsiasi altro senatore, di destra, di sinistra, di centro, siano offerte anche al senatore Berlusconi. Questo non solo perché è evidente che un partito difende quello che è stato il suo capo e il suo leader, ma anche perché, per non coltivare una pericolosa illusione che è stata coltivata altre volte, quando appunto da uno scontro regolato all'interno delle istituzioni si è passato a un tifo fazioso. Io, ad esempio, dal mio punto di vista, considero gravissimo, anche se ha avvantaggiato la mia parte, che un governo di sinistra come il governo Prodi sia caduto per un avviso di garanzia dato da un pubblico ministero non competente che una settimana dopo sarebbe andato in pensione. Di quell'avviso di garanzia non se ne è saputo più niente, ma intanto l'esperienza che era stata determinata da un voto democratico dei cittadini si è interrotta per sempre. Queste cose accadono quando uno pensa che attraverso, diciamo, delle forzature colpisce i propri avversari e invece colpisce pezzi del nostro ordinamento costituzionale, e quando questo accade, prima o poi, quelli tornano indietro come un boomerang e colpiscono anche te. Forse da questa fase della nostra storia politica e istituzionale dovremmo uscire. Grazie. Ringraziamo conclusivamente l'organizzazione e gli ospiti, il ministro Quagliariello, il professor Mille, il presidente Violante, e sono stato incaricato, il presidente della regione Rolandè, che è intervenuto dal pubblico, e sono stato incaricato di invitarvi all'aperitivo, a godervi l'aperitivo Natura, che è un momento topico, insomma, prima. Non è il problema. Arrivederci, grazie mille per la presenza.